L'omicidio Palumbo Piccionello a Favara. Il tribunale di Agrigento dispone il giudizio immediato a carico di Antonio Baio. Prima udienza il 4 luglio. Le prove sono evidenti, peraltro l'imputato ha anche confessato il delitto. Dunque il sostituto procuratore in servizio ad Agrigento, Salvatore Vella, d'accordo con il giudice per le indagini preliminari, ha disposto il giudizio immediato a carico di Antonio Baio, presunto omicida di Calogero Palumbo Piccionello. Il difensore di Baio, l'avvocato Salvatore Russello, ha risposto sì, ok al giudizio immediato. Io chiederò il giudizio abbreviato, ma condizionato ad una condizione, che Antonio Baio sia sottoposto a perizia psichiatrica. Baio, imprenditore, 72 anni, è in carcere dalla notte del 27 novembre 2012. Quando a Favara, qui in via Napoli, tra le vie 4 novembre dei 1000, è stato ucciso Calogero Palumbo Piccionello, 65 anni, anche lui imprenditore. Lo scorso 29 dicembre il Tribunale del Riesame ha confermato la detenzione in carcere a carico del favarese reo confesso. Nel frattempo è stata depositata dal consulente tecnico della Procura, Cataldo Raffino, la relazione autoptica sulla morte del re dei videopoker e delle slot machine. Palumbo Piccionello è stato bersaglio di 4 colpi sparati con una calibro 38 special, 2 al tronco e uno dei due alle spalle, e poi altri 2 al volto e uno dei due sparato a poca distanza, tra i 5 e i 15 centimetri. Il primo colpo quindi sarebbe stato sparato a Palumbo Piccionello intento a camminare, a tradimento, da dietro, e l'ultimo dei 4 in faccia. Lo scorso 17 gennaio un altro consulente, il perito grafologo Anna Rita Costantino, ha concluso il suo compito e ha consegnato l'esito della perizia grafica. Non è stato Antonio Baio a scrivere la lettera anonima indirizzata anche all'autorità giudiziaria che ha accusato Palumbo Piccionello di essere un usuraio. Lo stesso Baio ha sempre negato di esserne stato l'autore. Secondo quanto emerso dalle indagini, Palumbo Piccionello avrebbe più volte indicato in Antonio Baio l'autore della lettera anonima, scatenando poi la sua ira assassina.